prima della partenza al grande desiderio di andare a una lezione nella yeshiva del suo maestro. Allora dice l'Agmara, Rabbi Abba, questo Rabbi Abba che lui ha deciso di andare in Israele, ave kamishtamet minei, lui evitava de Rabbi Yehuda e si evitava di frequentare la yeshiva di Rabbi Yehuda, il suo maestro, perché de Abik Bail de Meisak, lui voleva salire le ara di Israele a Israele. E perché lui evitava il suo maestro Rabbi Yehuda, siccome lui voleva andare in Israele? Perché di ama Rabbi Yehuda, perché ha detto Rabbi Yehuda, questo era dopo la distruzione del secondo tempio, erano proprio in Galut, non c'era proprio il santuario. E allora Rabbi Yehuda diceva, siccome siamo nella diaspora, è vietato andare in Israele. Perché? Diceva, kol haole, ognuno che fa l'aliyah mi Babel in Eretz Israel, da Babilonia in Eretz Israel, over trasgredisce beasei un mitzvah positivo che Hashem ci ha ordinato. Dove c'è scritto nella Torah una mitzvah che non si può salire in Israele? Shenemar, c'è scritto nel profeta Yirmiyahu, Yirmiyahu 27, Bavela Yuvil, questo era prima della distruzione del, diciamo, era subito dopo la distruzione del primo tempio. E la distruzione del secondo tempio era 490 anni dopo, però 490 anni prima della distruzione del secondo tempio, diceva Yirmiyahu, Bavela Yuvu, a Bavel, a Iraq, saranno portati gli ebrei, scomparsi, diciamo, che si sono salvati dalla mano di Nebuchadnezzar, e lui non aveva, diciamo, i fake news, e non aveva, diciamo, i cameraman, e loro facevano quello che volevano. Mamma mia, guardi, ci racconti che proprio il sangue, quando c'era Beitar, gente che combattevano si sono proprio annegati nel sangue del morto, dei morti, annegati nel sangue. Allora Bavela Yuvu, dice Yirmiyahu, saranno portati quelli che si sono salvati, saranno portati in Babel, Beshama Yehiyu, e lì saranno lì, rimarranno lì, ad Yom Pokdi Otam, fino al giorno che io mi ricorderò di voi. Yom Hashem, parla Hashem. Allora, dopo, diciamo, la morte di Ahasuerosh, quando Dario era imperatore persiano, allora ha dato permesso di andare. In quel momento c'erano 42.000 persone. Dopo che c'era la distruzione del secondo, diciamo, santuario, la stragrande maggioranza degli ebrei sono rimasti in Babele. Allora questo maestro Rabbi Yehuda diceva, sono validi le parole di Yirmiyahu, dobbiamo restare qui. Dobbiamo capire una cosa. Come mai troviamo oggi esistono tanti ebrei religiosi che loro non fanno aliyah? Come mai? Oggi ti aiutano con compartimento, con, diciamo, con tanti aiuti. Come mai i religiosi, prendiamo anche il Rebbe di Lubavitch, c'è una persona veramente osservante. Come mai lui non ha fatto aliyah? Lui aveva le sue ragioni, io non lo so. Però ci sono tanti rabbini religiosi che non fanno l'aliyah. Perché? Noi dobbiamo capire una cosa. Quando Hashem ha creato il mondo,
tutto il mondo è stato creato per sollevarsi di essere consci che esiste un creatore e che lui è padrone del mondo. Allora, nel tempo che gli ebrei erano a posto, che veramente Hashem era contento di loro, allora tutto il mondo, in una maniera o nell'altra, allora volevano venire in Israele ad aiutare gli ebrei. Malchut Shva di Etiopia, lei ha preso dei navi pieni zeppo di roba e ha portato un regalo a Shlomo HaMelech. Perché gli ebrei, wow! Allora, la gente che lavoravano tutto il giorno, per anni, per poter portare i loro prodotti ad Israele per servire Hashem, per lodare Hashem. Allora, la presenza di Hashem è stato sentito in Africa e tutto il mondo civile, perché gli ebrei erano degni di questo. Però quando gli ebrei, allora, si sono, diciamo, riempiti i loro panci e hanno cominciato proprio a dimenticare di Hashem, ecco perciò è stato distrutto il santuario. Allora la gente non hanno un grande pensiero del servizio spirituale degli ebrei. Quindi gli ebrei sono uguali come noi, allora noi non dobbiamo portare i nostri prodotti in Israele. Allora noi dobbiamo cercare di portare la presenza di Hashem in tutto il mondo. E allora se, diciamo, Africa o Europa, diciamo, andranno a fare aliyah in Israele, specialmente religiosi, allora Europa sarà completamente vuota della presenza di Hashem. E allora chi darà vitalità a Europa? Chi darà vitalità a Sud America, a Nord America, a tutto il mondo? Ecco, perciò Hashem ha disseminato ebrei in tutto il mondo, che così tutto il mondo saranno recipienti della benedizione di Hashem, perché portano la conoscenza di Hashem in tutto il mondo. Questo dice la Gemara in Psachim, Tzidkat Pizrono, che Hashem ci ha proprio disseminato in tutto il mondo, è una tzedakah di Hashem. Perché così tutto il mondo saranno consci che esiste un Dio. Se invece tutti i religiosi vanno in Israele, allora in Europa non so che cosa succederà, sarà ancora peggio di oggi. E diciamo anche Africa, eccetera, eccetera. Questo è un lato, perché noi siamo nella diaspora. Secondo aspetto, Israele è il palazzo del re. È, come dice la Torah, Eretz asher eini Hashem Elokecha ba, che gli occhi, vuol dire la presenza più profonda di Hashem, è lì dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno. Allora, se una persona è puzzolente, nel modo, diciamo, figurativo, e lui non sa come, diciamo, rispettarsi e comportarsi come una persona decente, vai proprio nel palazzo del re a dimostrarti lì come sei. È una vergogna, sei nel palazzo del re. Vuoi comportarsi come si deve? Esci fuori, lontano dalla faccia di Hashem. Mio papà, Alav Shalom, lui era un commerciante di libri, aveva, diciamo, giudaica. Lui una volta all'anno andava a comprare, diciamo, sidurim, libri, eccetera, eccetera, eccetera. Lui chiedeva sempre una benedizione del Rebbe prima di andare. Il Rebbe dava sempre a lui un compito, dicendo a lui, siccome è la presenza di Hashem è molto, diciamo, più sentita in Israele, quando sei lì dai lezioni di Torah diverse volte durante il tempo che sei lì.
E mio papà sempre cercava di poter dare lezioni in qualche ambiente lì nel suo commercio, eccetera. Vuol dire, è una grande responsabilità di andare in Israele, perché quando sei in Israele devi comportarsi come si deve. Ecco, perciò due ragioni perché i religiosi non vanno in Israele. Se uno ha privatamente, diciamo, famiglia lì, eccetera, può andare in Israele, però quando sei in Israele deve comportarsi come si deve. Perché è molto peggio quando uno si comporta male in Israele, che è la casa di Hashem, il palazzo di Hashem, di come si, diciamo, si comporta male fuori di Israele. Ok. Allora questo Rabbi Yehuda si basava sulla sua decisione rimanere in Babel perché siamo nella diaspora, noi non siamo adatto, non siamo degno di poter andare in Israele perché siamo troppo bassi di livello. Invece questo Rebbi, o chi lui sentiva che lui è a posto, non so chi è la sua ragione, non ho lasciato detto alla media, non c'è un fake news, allora non lo so, però lui era contrario del suo maestro. Allora, prima di andare a prendere le sue valigie con i suoi, diciamo, mezzi di trasporto in Israele, ha detto, Amar ha detto, Eisel voglio andare, v'eshma minei milta di sentire anche da lontano, non entrerò dentro sua scuola, ma resterò fuori e sentirò qualche bella lezione, mi vada dalla sua scuola. Behadar, e dopo che ho imparato qualche cosa dal mio maestro Rabbi Yehuda, apik, uscirò al mio viaggio. Bene, Asau, andato alla scuola di Rabbi Yehuda, Ashkechel Tana ha trovato un maestro, un rabbino, che stava facendo una lezione. Nella scuola di Rabbi Yehuda non era soltanto Rabbi Yehuda che parlava, c'erano anche altri, diciamo, maestri che partivano, diciamo, lezioni. Dextani che ha insegnato Kamei di Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda era presente e questo maestro raccontava questa legge. Haya omei betfilah, se una persona stava facendo la tefilah, siamo persone umane, venite a tesh, senza volere, diceva, ha mangiato un po' di ciulli, non lo so che cosa, è uscito, diciamo, un'aria dal suo corpo, diciamo, è un po' puzzolente, diciamo, ha fatto, come si chiama? Eh? Un petto? Sì, Vabbè, nel linguaggio un po' spirituale, diciamo. Linguaggio italiano formale. Formale, come si chiama? Fetto Italiano formale. o petto? Petto. Petto, un petto. Venite a te, se non è soltanto uomini, anche donne fanno così. Allora, venite a te, e hai fatto un petto, bene. Allora, se succede quando lui è durante la tefila, e purtroppo succede, allora Mamkin non può continuare a fare la tefila, deve aspettare silenziosamente a Sheikh Haruach finché che scomparirà questo profumo e poi Bechoser umipalei torna a fare la tefila. Anche questo è legato con quello che abbiamo parlato prima. Anche se lui profondamente pensa a Dio, wow, spiritualità, cosa importa, diciamo, se è un po' puzzolente, profuma? No! Come se tu stai davanti a un re e diventi profumato, allora non puoi stare lì davanti al re. Almeno nella stessa maniera devi anche comportarsi quando sei davanti a Dio.
Questo è una, diciamo, racconto che Rabbi Abba ha sentito da questo maestro. Ica di Amri, e ci sono quelli che hanno raccontato, quando Rabbi è andato in Israele, hanno raccontato quello che ha sentito, però ci sono quelli che hanno detto, che ha detto un'altra cosa. Diceva Rabbi Abba che ha sentito, diciamo così, Haya Omed Bitfila, stava pregando, e non è che automaticamente è uscito questo petto. Ubikesh Lihitatesh, e ha sentito che proprio sta scoppiando e diciamo non riesce a trattenersi. Come fa? Marchik Liacharav Dalidam, lui durante la fila normalmente per non essere disturbato si va vicino a un muro. Allora quindi il posto vicino al muro è proprio dove tu puoi concentrarsi molto di più. Allora che cosa devi fare? Ti senti proprio che stai scoppiando? Vai indietro dalle da 2 metri, perché il posto dove una persona ha energia padrone di 2 metri, 4 amot. La stessa cosa per esempio per il Shabbat, quando una persona sta andando in tempio e trova, diciamo, un biglietto di 500 euro sul pavimento, non si può portare di Shabbat. Allora lui può stare lì, entro, diciamo, 4 amot, può stare lì fino a dopo Shabbat, perché questo è come la sua proprietà. E, diciamo, lui diventa padrone di dire, bene. Allora, questi ebrei pensano sempre soli, no? È simpatica la lezione, bello Enrico, cioè, puoi venire anche il prossimo martedì. Ah, 24. Come, come? Poi ti dico. Ok, bene. Allora, e questo è un personaggio importante, dopo no, mi... No, no, va bene, cioè, è anche umile, ma no, va bene. Allora, Marchik Liachrov, e si allontano, diciamo, dal muro 4 amot, sono 2 metri, umita te, si libera, si profuma, o mamtin, e aspetta, a ce yichale haruach, finché si, diciamo, si libera questo profumo, bechoser umit palel, e torna a pregare. Però stava parlando con Hashem e diciamo deve chiedere un po' scusa ad Hashem. Vi omer, e deve dire Hashem, ribono shelolam, padron del mondo, yitzartano, tu ci hai formato nikavim, nikavim, con diverse aperture nel corpo, halulim, halulim, con diversi, diciamo, posti vuoti, diciamo, che abbiamo dentro il nostro corpo. Stomaco, diciamo, intestini, diciamo, eccetera, eccetera. Galui via due le fanecha, tu sai benissimo, herpateno, climateno, come noi siamo persone ridotti, noi non siamo padroni dei nostri corpi. Abbiamo un corpo che è molto, molto, diciamo, povero. Michaiene, questo è quando noi viviamo. Dopo 120 anni, ancora peggio. Rimave tolea, noi diventeremo mangiare cibo per i vermi. Quindi il nostro corpo è proprio molto, molto di poco rivelanza. E mettiti questo proprio nella tua mente, Hashem, e allora quindi mi perdono per quello che è successo, sono un poveraccio. E poi, un matril mi makom se passa, che poi continua dal luogo che lui ha smesso di fare la tefila. Cioè, in poche parole,
anche se una persona è spiritualmente molto sollevata, lui proprio quando va a dormire pensa solo a Hashem, solo alla Torah, solo aiutare il prossimo, solo cose eccezionali. E allora, se metto che io sto parlando di Torah, faccio una sigaretta, la pipa, Hashem, noi siamo amici. È importante, se sei davanti a un re, anche se tu sei molto devoto, sei un cittadino con sacramento, puoi comportarsi, diciamo, con le sigarette davanti al re, ciao re, no, devi comportarsi anche materialmente, stare attento con i vestiti puliti, eccetera, anche ad Hashem, che lui conosce i nostri pensieri molto profondi, è necessario anche dare ad Hashem massimo di rispetto anche nelle cose più semplici, perché questo influirà anche sul nostro rapporto molto profondo. Quando Rav Abba ha sentito questa sua ultima lezione prima di partire ad Israele, che questo per lui era un'apertura, diciamo, spirituale e mentale, Amaro ha detto: Ilu lo batti ella lishmoa dvar ze, se veniva a questa lezione solo per sentire questa legge, dai mi bastava. Mi ha dato un grande insegnamento, anche se noi siamo molto, molto sollevati, le cose molto semplici hanno un valore. C'è un moglie marito, che sono innamorato, pazzi, si vogliono tanto bene, parlano di filosofia. Compri un fiore ogni tanto, ma che semplice, che noi ci vogliamo bene. Anche un fiore fa l'effetto. Compri lei un regalino, invitala per cafferino. Dare anche delle cose semplici importanza. E che questo influirà su tutti e due, diciamo, di rafforzare, diciamo, i rapporti. Allora, invece, se il prossimo martedì continuiamo con anche argomento, diciamo, legato a questa cosa. Shabbat shalom a tutti, spero che avete avuto, diciamo, piacere.